Il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto. Tutto il sesso di De Sade, cioè il sadomasochismo di De Sade, ha dunque una funzione ben specifica, ben chiara, cioè quella di rappresentare ciò che il potere fa del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa? La mercificazione del corpo, cioè praticamente l'annullamento della personalità degli altri, dell'altro. E quindi un film non soltanto sul potere, ma su quella che io chiamo l'anarchia del potere, perché nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che vuole, e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune. Ma oltre che un film sull'anarchia del potere, questo film vuole essere anche un film sulla inesistenza della storia, cioè la storia così come vista dalla cultura eurocentrica, il razionalismo e l'empirismo occidentale da una parte e il marxismo dall'altra, nel film vuole essere dimostrato come inesistente. Beh, non direi per i nostri giorni, lo prendo come metafora del rapporto del potere con chi è subordinato al potere. E quindi vale in realtà per tutti i tempi. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile, che non ha niente ad invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Mi manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. I valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti.